Eccolo qua. La belva umana. La belva umana, sono. Allora? Senta, per risparmio energetico. Sì. Scusi. Perché adesso non mi ordini fagiolo alla scureggione e mi dici brutto stronzaccio a me? Perché mi è passata un po' la fame. Che era belva umana? Sì. Adesso per te saranno volatili per diabetici. Ma è un quiz? Saranno cazzi ameri! Oh sì, bene, bene. Ricominciamo tutto da capo. Tutto. Replay. Replay. Com'è che ti chiami tu? Nome e cognome. Dunque, allora, il nome è Gian Domenico. Il cognome è... Frecchia! Ho indovinato! Bravissimo! E questi, maledetto disgraziato, chi sono, eh? Frank Kruper, Abdu Kadula, Abracababada. Questi chi cazzo è? Mi sembra che quest'ultimo chi cazzo è più familiare, mi sembra. Mi vuoi prendere per il deretano? Io no. Io non ti voglio maltrattare. No. La polizia italiana non maltratta nessuno. Lo so. Ti sto maltrattando? No, anzi. Non l'ho neanche toccato. È la giacca nuova. Dimmi come ti chiami, dimmi il tuo vero nome. Di tutti quelli, facci lei, a suo gusto. Facci lei, mi ha detto a me, io devo fare... Aspetta, eh. Aspetta. Non ti muovere. No. Facci lei. Non mi muovo. Signor commissario. E si vuole via dalle palle! Ah! Sei sempre in mezzo, come giovedì stai? Guardi che l'altra volta... Poi non ho capito perché continua a farmi dei segnali strani. Che cosa vuoi dirmi? Dimmi. Io... Silenzio. Eccole qua. Credetemi, ma quante volte ve lo devo dire? È un povero deficiente! Oh. Sì, lo vuoi coprire perché sei la sua amante. Io la sua amante? Ma io non mi farei toccare neanche con un dito da quell'invertebrato. Invertebrato? Invertebrato la belva umana? Magari fosse la belva umana. È una merdaccia. Le riconosci queste? Dunque, queste non ci vedo più. Ecco, così presa la sprovvista. Non mi può mettere sullo strodo? Sì, facciamo il quiz, facciamo la sciora doppia. Sono Anne Babette Brown, le gemelle, le tue amanti. Le mie amanti, molto lì, hanno le presenti. E qui le riconosci, belva? Le riconosci? Ma questa è la foto di una contorsionista? Sono sempre le stesse, fetendone, che tu hai fatto a pezzettini con la lametta e hai mischiato tutti i tocchettini per sviare le indagini. Scusi, ci dispiace chiudere le valigie? Mi fa un po' impressione. A me. E allora questo? Questo chi è? Questo è... È Fracchia, una festa di carnevale. Levatemelo di sotto! Ci fa impressione, ci fa. E tutte le rapine con i morti non ti fanno impressione, vero? 8 morti e 15 ferite, rapina di Düsseldorf. Qui hai rapinato la Banca Nazionale del Lavoro e hai ammazzato 4 uscieri. E qui tutte queste altre rapine. Cincinnati, Atlantic City, Vienna. E questa? Hai rapinato pure quei poveri disgraziati di Lourdes. Avete rubato 2 autobotti d'acqua santa. Autobotti? Mi scusi, guardi che ci metto tutto in ordine, perché vedo che lei è molto disordinato, Madonna, madonna, Benedetta. Credo che volesse. Credetemi, state prendendo un grosso granchio. È il più cretino dei miei colleghi. Telefonate al capo reparto, al direttore, ai suoi colleghi. Verranno in 50 a riconoscerlo. Belva umana. Guarda che tu sarai la belva umana, ma se io mi incazzo divento brutto, divento. Beh, guarda che veramente sia sulla buona strada. Ossia, ti spezzo la carotide, maledetto. Levatemelo di sotto. Chi è? Permette un attimo? Levatemelo di sotto, continua. Levatemelo di sotto! La Corvino è sincera, commissario. E se questo non c'entra niente? Io lo farei un confronto. Come non c'entra niente? Non diciamo cazzette. Quale confronto? Questa è la belva umana, Ma quale belva umana? Questo è un signore, non c'entra niente, si chiama Gian Domenico Fracchia. Quindi, caro De Simone, la mia idea del confronto era giustissima. Zitto e basta così. Capisce, Frecchia, ci sarebbe cascato chiunque. Ci sono cascato io, a tutto dire. La sua somiglianza con la belva umana è una cosa incredibile, non so. È una cosa... Si prende proprio 2 gocce d'acqua, uguale. Per favore, Fracchia, io voglio andare a dormire, ho sonno. Arrivederci. Arrivederci, buonanotte. Ah, Frecchia? Sì? Scusi, per ragioni legali ho dovuto fare una piccola perquisizione alla sua macchina. Ha fatto benissimo. Arrivederci. Allora, Fracchia! Salve. Beh, perché fa quella faccia? Gli hanno dato una guardatina, gliel'hanno pure detto.
L'hanno guardata molto bene, vedo. Tutti uguali voi italiani, piccolo borghesi. Basta che vi tocchino la macchina. Manca anche il bollo. Fermala, posa lì. Ferma, non ti muovere. Dico, si lanto le mani. Se muovi un dito spariamo. Sei fottuto, Belva. E vedi di rispondere a tono, perché questo signore conosce molti modi per farsi sciogliere la lingua. Sì, sì, dottore, guardi che sono qui proprio a dire tutto, eh. Tutto, tutto. Bene, tutto, come ti chiami? Tutto. Io! Non vuoi parlare, eh? Non vuoi dirmi proprio niente. E delle gemelle Anne e Babette Brown, che mi dici? Sei un duro, eh? Sei uno che tiene la bocca chiusa, eh? E della strage all'aeroporto di Düsseldorf, che mi dici? Mostro! Perché non parli? Perché non vuoi parlare? Non fare il furbo. Guarda che io posso andare avanti fino a domani mattina. Lei sì, dottore, ma io credo di no, sinceramente. Da capo. Da capo. Come ti chiami? Come ti chiami? Come ti chiami? Come ti chiami? Telefonate alla questura, telefonate al commissario Auricchio, telefonate ai caporeparti, telefonate a tutti i colleghi, telefonate al capo della cosa, la telefonate, telefonate, che prima lo fate, prima andiamo a letto. Prego. Beh, però anche lei, signor Fracchia, poteva parlare, dircelo subito. Che ci voleva? Che ci voleva? Sa, lui anche, insomma, scusi, ma... Sì. Buonanotte, signor Frank. Buonanotte. La sua macchina è giù. Benissimo. A proposito, le abbiamo dato ovviamente una guardatina. Un'altra? Vabbè. Attenzione, Fracchia! Attenzione, Fracchia! Che fa, Fracchia? Dritto! Vada dritto, Fracchia! Attenzione! Un po' più a destra! Un po' più a destra! Un po' più a destra! Che fa, Fracchia? Giri! Freni! Freni! Oddio, la macchina mia! Quella. La riconosci chi sono queste due? Guarda! La riconosci? Chi è? Sì, queste sono Nanette e Babette Brown, le famose due gemelle che facevano lo spogliarello e la danza del ventre, che io ho tagliato a pezzi e acconciamente ho messo in due valigie e ho messo i pezzi separandoli per suonare le indagini. Questi invece sono io, alla rapina di Düsseldorf. 16 morti ho fatto. Dicendo, sta vuotando il sacco. Ho ammazzato due vecchi e un bambino di 4 anni, l'ho strozzato con le mie mani. Questi invece Empoli, una rapina ad una banca molto agghiacciante. Ho questa... Ah, questa è una faccia molto conosciuta, è una famosa troia maltese di origine napoletana che io... Ma questa è mia moglie. Come? La moglie? Sua moglie? Oh, una santa donna, sa? Io sono sicuro che è una buona moglie, non è quella, sa? Mai, mai. E poi si vede subito dalle gote che è una... Colonnello, ha confessato tutto. Ma che dice? C'è un errore di persona. Rilasciatelo subito e mandatelo fuori, questo disgraziato. No, fuori no, per pietà, non mi mandino fuori. Fuori ci sono ancora la guardia di finanza, i vigili, i pompieri, i rigattieri, i forestieri. E certo, ha ragione, povero uomo. E infatti, con tutte le nostre pattuglie in giro, ce lo troviamo tra i piedi continuamente. E allora che possiamo fare, secondo voi? Schiaffiamolo dentro, al fresco. In galera, ma abbia pazienza, ma come... Fine alla cattura della Belvoma. Colonnello, mi meraviglio di te, ma non lo vedi come è ridotto questo povero disgraziato? Che lo sbattiamo in galera finché non prendiamo la Belvomena? Guardatelo un po'. Facciamoci venire un'idea valida, piuttosto. Sì. Oh, tu Simone, mi dà fastidio quando mi tocchi. Si facci venire un'idea. Oh, Madonna benedetta! Che c'è? Si potrebbe rilasciare un lasciapassare. Ecco, il lasciapassare. Il mio aiutante ha detto la stronzetta giornaliera. Ho trovato. Si potrebbe rilasciare un lasciapassare. Bravo! Bene, benvenuto così. Allora, si dichiara che il possessore del presente lasciapassare non ha niente a che vedere, malgrado la somiglianza incredibile, con il pericoloso bandito ricercato da tutte le polizie del mondo e conosciuto col soprannome di Belva Umena. Comandante CC, comandante Digos, comandante polizia, timbre e firme. Allora, caro Frecchia, mi guardi bene negli occhi.
Questo lei non lo deve mollare mai, per nessun motivo al mondo. Perché sennò per lei sono chezzi. Signor Faccia? Chi è? Signor Faccia, ha dimenticato questo. Che cos'è? Lascia passare. Ah, grazie. Prego. Buonasera. Buongiorno. Senta. Sì? Mi saluti anche la sua signora. Sua signora. Niente. Scusi. Niente. Ma, scusi, ma sa mica dov'è la mia macchina che non... Ma è lì, alle sue spalle. Crozzi. Prego. Molto gentile. Buonasera, eh. Ma abbiamo un po' di... Abbiate pietà? C'è nessuno?